Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. A quasi 3 anni dal suo debutto, Caves, le grotte turistiche del Piemonte, ha presentato un lusinghiero bilancio delle attività svolte e del ritorno immediato sul territorio, volgendo lo sguardo ad un futuro che pare già in parte delineato. Su questo argomento si è svolta una conferenza stampa venerdì 20 luglio sul progetto nato dalla volontà delle amministrazioni comunali di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Villanova Mondovì, in veste di capofila, e sostenuto dalla Fondazione CRC tramite il bando Valorizzazione, nato per incrementare la conoscenza dei beni culturali del territorio. Noi abbiamo il piacere di avere al telefono il vice sindaco di Villanova Mondovì, Michele Pianetta, che all'epoca del debutto era assessore al turismo. Allora, spieghiamo agli ascoltatori in che cosa consiste Caves e il perché di questo successo. Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di questa opportunità. Diciamo che Caves nasce con una visione, con una volontà di fare rete tra amministrazioni comunali del territorio, quindi Villanova, Frabosa Sottana e Frabosa Soprana. Ci siamo messi insieme chiaramente al fianco dei tre enti gestori delle tre grotte, Bossea, Caudano e Dossi, con un fine che era quello di valorizzare il nostro patrimonio culturale, proprio in ossequio al bando della Fondazione CRC, e con l'obiettivo di potenziare i flussi turistici in arrivo dall'estero. Dopo 3 anni il bilancio è positivo sia a livello di numeri, ma soprattutto per questa volontà di mettersi insieme, anche un po' di superare i campanili, che è poi sfociata con un'iniziativa, quella del biglietto unico, che per la prima volta ha consentito ai visitatori con uno stesso ticket di visitare le tre grotte, molto vicine, ma che sino ad ora non avevano ancora fatto promozione. Ecco, complimenti, perché avete messo in evidenza tre eccellenze cunesi che sono Bossea, Caudano e Dossi, insomma tre luoghi meravigliosi, mi permetto di dire magici. Vice sindaco, il ritorno sul territorio si può quantificare? Allora, noi in questi 3 anni abbiamo venduto all'incirca 1500 biglietti unici, più che venduti li abbiamo messi a disposizione degli uffici turistici, anche perché in questa avventura abbiamo avuto al nostro fianco la TL Cunese, che ci ha messo a disposizione i vari uffici turistici sparsi un po' in tutto il territorio di competenza, quindi da Ormea sino alla Valle Gesso, passando poi per Vicoforte, Mondovì, quindi una serie di punti in cui i visitatori sono andati, hanno acquistato il biglietto unico, anche se oggi non è ancora così facile quantificare in effetti il numero reale, perché molti biglietti sono stati acquistati e non ancora utilizzati. Abbiamo immaginato di fare una promozione congiunta con una serie di altri eventi, tra cui ad esempio il concerto di Ferragosto dell'anno passato qui nelle valli del Monregalese, dove i visitatori che sono venuti ad ascoltare il concerto a Prato Nevoso hanno poi avuto l'opportunità di venire anche a visitare le grotte. Quindi l'idea di ragionare proprio come un sistema turistico e non per singole manifestazioni o per singoli prodotti. Ecco, complimenti, siete pieni di energia. Senta, vice sindaco, esiste un sito che racchiude queste tre meraviglie dove si può attingere a delle informazioni? Sì, esatto, c'è il sito dedicato che è Caves Piemonte, c'è una pagina Facebook, un profilo Instagram, siamo attivi sui social anche per raggiungere quelle fasce di pubblico che magari non sono mai andate in grotta, anche perché la cosa particolare quando siamo partiti 3 anni fa è che da uno studio fatto sul territorio di competenza, quindi Villanova e le due Frabose, soltanto il 20% dei nostri concittadini erano andati a visitare le grotte. Quindi parallelamente a questa voglia di svilupparci sui mercati esteri c'è anche la necessità di aumentare la consapevolezza dell'importanza del bene da parte dei cittadini del Monregalese. Quindi diciamo che è un percorso ambivalente che trova anche supporto nelle scuole, perché le novità di quest'anno sono anche dei progetti dedicati proprio al mondo delle scuole. Avete delle novità a breve al riguardo di Caves? Sì, noi come amministrazione comunale di Villanova, che è appunto capofila del progetto, in occasione della festa patronale dell'Addolorata che si svolge a settembre, presenteremo un libro, un leporello dedicato proprio alla Grotta dei Dossi, quindi un libro illustrato che verrà consegnato a tutti gli alunni delle scuole di Villanova,
un po' con la voglia di aumentare anche la consapevolezza del bene e di far sì che non soltanto i bambini ma anche le famiglie vengano a visitare la grotta. Quindi l'appuntamento è per lunedì 17 settembre al mattino, quando in Piazza della Rimembranza presenteremo ufficialmente il Leporello. Bene, un'altra idea per valorizzare questi tre luoghi meravigliosi che sono Bossea, Caudano e Dossi. Io ringrazio il vice sindaco di Villanova Mondovì, Michele Pianetta, complimenti e ci risentiamo alla prossima. Grazie a voi, a risentirci. È con piacere che abbiamo in frequenza Claudio Camaglio, il coordinatore del progetto CAVES. Io Claudio Camaglio lo conosco da molti anni, è un ragazzo che è appassionato di questi argomenti, conosce bene il territorio, in modo particolare le grotte Bossea, Caudano e Dossi. Benvenuto in frequenza, Claudio. Grazie, grazie a voi per avermi accolto. Io ho avuto una bellissima esperienza con la grotta di Bossea molti anni fa, quando ho presentato un concerto in grotta, un concerto di classica che aveva fatto accorrere un sacco di gente. Fate ancora questi concerti in grotta, Claudio? Li facciamo ancora, anzi è diventato l'evento per antonomasia e ha sempre un grande successo e quindi assolutamente la tradizione continua. Continua. Bene, abbiamo la fortuna di avere Claudio Camaglio in frequenza, che conosce molto bene questi luoghi magici. Allora, vuoi illustrarci la magia delle grotte di Bossea per iniziare? Ma la magia delle grotte di Bossea nasce da diversi fattori. Possono essere le dimensioni, può essere l'acqua, la combinazione delle due, l'aspetto, la severità. L'avere molto poco in comune, insomma, con l'immagine che mediamente le persone coltivano delle grotte, quindi un impatto che all'inizio spiazza, poi decisamente cattura, e soprattutto una grotta viva, ecco, forse il fascino. L'attrattiva più importante viene proprio da lì, nasce da lì. Quanto dura la visita in grotta a Bossea? Al momento siamo su un'ora e tre quarti come tempo medio. Senti, l'ultima volta che sono stato io la visita finiva nella sala dell'orso, dove poi avviene anche il concerto di classica, però le grotte adesso hanno un tragitto più lungo. Sono stati aperti degli itinerari di ritorno, la meta resta sempre la cascata, ma questi due itinerari di fatto hanno raddoppiato il percorso, e oltre a dare la possibilità di vedere la grotta sotto punti di vista, panoramiche completamente diverse. Quindi è stato un complemento funzionale, ma un arricchimento proprio dal punto di vista del godimento estetico. Per la grotta di Bossea, se un visitatore vuole essere accompagnato, voi avete anche degli accompagnatori? Tutte le visite sono accompagnate. Tutte le visite sono accompagnate. Sì, 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 sì. E quindi spiegate anche la storia della grotta e via dicendo. Certo, la storia della grotta, la sua genesi, la sua evoluzione, ma raccontiamo anche la storia degli inizi del turismo speleologico in Italia, perché è nato proprio a Bossea. Norgalese è stato la culla di questo settore del turismo che sta fra l'altro crescendo sempre di più. Ah, questo è un bel valore aggiunto. Allora, questa è la magia di Bossea. Gli orari di visita a Bossea quali sono? Allora, intanto un'apertura annuale, 363 giorni all'anno, sempre accessibile tranne il giorno di Natale e Capodanno. Ci sono due ingressi la mattina, le 10, le 11.30, le due partenze, e poi altri due ingressi al pomeriggio nei feriali, 15, 16 e 30, mentre nei festivi diventano 3, 14, 30, 16 e 17, 30. Per le comitive è meglio prenotare? Sì. Per i gruppi, oltre le 25 persone, questo è il numero insomma che ci siamo dati, è meglio prenotare per avere poi la sicurezza di una guida disponibile, di non avere perdite di tempo, perché i gruppi spesso hanno degli itinerari e quindi devono rispettare anche delle tabelle precise. Delle tabelle di marcia, certo. Va bene, Claudio, grazie, sappiamo tutto o quasi di Bossea, non ci resta che visitarla. E invece la grotta Caudano, sì. Com'è la situazione? Che tipo di grotta è? Allora, è una grotta completamente diversa rispetto a Bossea, alla maestosità, alla grandiosità. Ci si muove in una grotta a tunnel, a galleria, un ambiente molto molto più raccolto, quindi diciamo al Caudano si può cogliere anche questo, la dimensione intima che la grotta può avere, perché non sempre sono grandi spazi, non sempre sono dimensioni estesissime.
E una grotta che anche dal punto di vista della storia della speleologia ha molto da raccontare, perché negli anni 50 o primi 60, adesso non ricordo, uno dei primi esperimenti di sopravvivenza dell'essere umano per lungo tempo nel mondo sotterraneo è stato condotto proprio lì. Quindi Caudano è una casa, un tempo era la casa e degli abitanti del luogo. Pensa Sì, come cambiano i tempi un po'. come si Allora, dice. chiudiamo la chiacchierata con Dossi. La grotta Dossi, com'è? Ecco, la grotta dei Dossi è una terza tipologia ancora. È il classico scrigno, una serie di ambienti, magari anche labirintici, molto belli i colori. Quindi la grotta veramente a scrigno. Il grande uno dei grandi valori di questo progetto che è proprio questo, cioè in su un territorio così piccolo, tre grotte facilmente raggiungibili, ma che possono dare un'idea estremamente completa del fenomeno carsico, cosa che magari sarebbe ottenibile altrove, ma su vasta scala, percorrendo lunghe distanze, mentre invece noi possiamo offrire questo. Un ambito estremamente ridotto dal punto di vista territoriale e la possibilità di godere della grande varietà che il fenomeno carsico e quindi le grotte hanno. Quindi i turisti possono visitare le tre grotte in un solo giorno? Sì, assolutamente, è in vendita un biglietto cumulativo, possono farlo nello stesso giorno, possono farlo in tempi diversi perché è stato lasciato un grande periodo d'apertura, cioè il biglietto vale un anno poi dal momento della prima convalida. E questo può essere anche un incentivo a tornare e a vedere magari la seconda o la terza grotta e andando a scoprire anche qualcos'altro del territorio, perché sicuramente non ci sono soltanto le grotte da scoprire e da conoscere. Certo, è un territorio molto bello, sia sotto il punto di vista turistico, artigianale, Assolutamente. ambientale, veramente naturale, insomma, è molto bello. Ringrazio Claudio, voglio ancora chiederti, c'è un sito, puoi darci il nome del sito dove si può accedere per avere informazioni, delucidazioni? Ci sono intanto i tre siti delle tre grotte, ovviamente. Poi c'è un sito del sistema CASE, basta digitare CASE, ci si arriva direttamente. E i biglietti cumulativi sono in vendita sia presso le tre grotte, negli uffici turistici gestiti dalla TL di Cuneo e poi si è aggiunto anche un punto vendita a Mondovicino, quindi c'è una grande facilità di accesso. Io ringrazio Claudio, ti auguro un buon lavoro, tante presenze anche quest'anno e a risentirci la prossima volta. Grazie a voi e ricambio ovviamente gli auguri. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.